Ma voglio dire, qualunque, la cosa triste che però che a me turba da quando è cominciata tutta la storia della pandemia, perché io poi sono uno strano ibrido, perché sono un esperto di comunicazione, la insegno, la pratico da 50 anni, ma ho lavorato anche 22 anni nella più grande multinazionale specializzata nell'informazione della classe medica. Voi dovete sapere che sui farmaci l'unica informazione che i medici hanno arriva dalle case farmaceutiche. Quindi ho lavorato con Big Pharma dal 72 al 93, conosco tutto di Big Pharma. Cioè, dici, ho imparato a non fidarmi di loro, no, lavorando. Li conosco. E non dico nemmeno, non sono mica di quelli, mi dicono, ma tu sputi nel piatto dove hai mangiato per 20 anni? Ma dico no, è che fino a un certo punto le case farmaceutiche trovavano dei grandi farmaci utilissimi per tutti. Da un certo punto in poi non stanno trovando più niente di rilevante e hanno un bisogno mostruoso di fare quattrini, perché nel frattempo nell'azionariato sono sparite le famiglie dei fondatori e ci sono entrati BlackRock, i vari fondi di investimento, capito? Però facciamo un pezzo per volta. Però, intanto, ripeto, quello che abbiamo visto non va bene. Non va bene. No.